grande piacere essere qui. In questo seminario vorrei parlarvi di quello che la mia esperienza in matematica con i topoi di Grothendieck mi ha insegnato sulla natura degli oggetti matematici e in particolare sulla dualità reale-immaginario. Naturalmente la distinzione tra reale e immaginario è ambigua e in parte arbitraria, ma la cosa interessante è che nell'ambito dei topoi si riesce a dare un significato preciso a questa dualità. E non solo, questa dualità gioca un ruolo metodologicamente centrale nella teoria. Infatti vedremo che questa dualità reale-immaginario emerge in modo naturale quando si utilizzano i topoi come delle sorte di ponti atti a collegare tra loro contesti matematici differenti. Quindi, per illustrarvi queste idee, devo innanzitutto introdurvi, non in senso tecnico, ma in modo concettuale, a quello che è appunto il mio ambito di ricerca e in particolare al concetto di topos, che è cruciale in tutto questo. Quindi una prima parte del seminario sarà dedicata a questi richiami. E poi cercherò di fare astrazione rispetto a questo uso che io faccio dei topoi come ponti in matematica per cercare di riflettere più in generale su che cosa significa costruire ponti tra contesti, contesti differenti anche in ambito extra matematico. Quindi una seconda parte del seminario sarà un po' più filosofica, se vogliamo. Quindi, allora, iniziamo appunto a parlare di unificazione, di che cosa significa costruire ponti tra contesti matematici differenti e parliamo del ruolo appunto che questi oggetti inventati da Grothendieck, i topoi, possono giocare in questo ambito. Allora, inizierei con questa bellissima citazione di Alexander Grothendieck, l'inventore appunto del concetto di topos, in cui si afferma appunto questo carattere unificante, assolutamente straordinario di questa nozione. Quello che dice Grothendieck è questo, è il tema dei topoi che è questo letto o questo fiume profondo dove vengono a sposarsi la geometria e l'algebra, la topologia e l'aritmetica, la logica matematica e la teoria delle categorie, il mondo del continuo e quello delle strutture discontinue o discrete. È ciò che ho concepito di più vasto per cogliere con finezza, attraverso uno stesso linguaggio ricco di risonanze geometriche, un'essenza comune a delle situazioni le più diverse, le più lontane le une dalle altre, provenienti da tale regione o tal'altra del vasto universo delle cose matematiche. Quindi vedete che è una citazione estremamente impressionante, tratta da Raccolte Semai, che è questo testo di riflessioni personali di Grothendieck, che tra l'altro vi raccomando caldamente perché è ricco di spunti di varia natura, anche appunto extra matematici. Ora, Grothendieck afferma in diversi punti di quell'opera il carattere unificante dei topoi, ma lui stesso non realizzò, possiamo dire, ecco, questa visione, perlomeno alla scala in cui si può immaginare che si realizzerà in futuro. Questo perché a un certo momento decise di abbandonare la comunità matematica, quindi per quanto abbia dedicato diversi anni a sviluppare i fondamenti della teoria dei topoi, quando poi lui abbandonò la comunità, i suoi eredi non svilupparono questi aspetti unificanti della nozione di topos, e quindi diciamo che questa visione che lui ebbe rimase un po' lettera morta, ecco, negli anni successivi. Questo mi ha motivato a cercare di sviluppare delle tecniche che permettano realmente di realizzare questo potenziale unificante dei topoi all'interno della matematica. I topoi erano stati introdotti da Grothendieck con un obiettivo molto specifico nell'ambito della geometria algebrica, e appunto all'interno della geometria algebrica
hanno permesso di risolvere un grande numero di problemi aperti, tra cui appunto il primo sono state le congetture di Weil, prima da parte di Grothendieck e poi l'ultima da parte del suo allievo De Ligne. Quindi i topoi hanno giocato un ruolo tecnico essenziale, ma Grothendieck era convinto che i topoi avrebbero dovuto in qualche modo rivoluzionare la matematica grazie alla loro straordinaria generalità e allo stesso tempo profondità, come si vede in questa citazione. No, lui parla in particolare della capacità che i topoi hanno di estrarre un'essenza dalle situazioni matematiche più disparate, e questa è una cosa estremamente interessante. Poi commenteremo su questo aspetto anche dal punto di vista linguistico, cioè utilizzando un punto di vista logico, perché questo risulta particolarmente illuminante e possiamo dire che rende giustizia a queste affermazioni così, così forti. Quindi appunto quello che, di cui mi sono occupata a partire dagli anni del dottorato è quello di sviluppare appunto delle tecniche che permettano di utilizzare i topoi come ponti tra contesti matematici differenti. In questo discorso gioca un ruolo fondamentale una nozione, la nozione di topos classificatore, che formalmente è stata introdotta dai logici negli anni 70 dalla scuola di Montréal di logica categoriale, ma che implicitamente era già presente nelle riflessioni di Grothendieck in alcuni casi particolari. Quindi diciamo qualche cosa di un po' più specifico a proposito di questo uso dei topoi come ponti unificanti, di quello che è stato ottenuto, diciamo, negli anni passati. Questi principi sono stati presentati originariamente nel 2010. Poi a partire da quella data mi sono occupata anche insieme a allievi e collaboratori di cercare di testare effettivamente la validità di quest'idea generale, e quindi in diversi ambiti matematici. E quello che ne è venuto fuori è che i topoi, come immaginato da Grothendieck, si rivelano estremamente fecondi un po' in tutti gli ambiti in cui uno riesce ad applicarli con una certa sensibilità. Quindi è emerso che effettivamente i topoi possono giocare questo ruolo unificante in modo molto convincente, ma possono essere anche utilizzati come metodo esplorativo all'interno di una data teoria matematica, perché quando si parla di ponte ci si immagina necessariamente due punti relativamente distanti l'uno dall'altro che vengono a essere collegati dal ponte. In realtà va inteso in senso più generale, ecco, come una metodologia che permette di moltiplicare i punti di vista su un dato tema. Quindi si può trattare di ponti che partono da un punto e ritornano al punto stesso, ma attraverso, diciamo, una prospettiva differente. Quindi permettono appunto di affrontare un determinato problema da una molteplicità di punti di vista diversi. Qui semplicemente una lista di applicazioni che sono state ottenute negli anni passati. Come vedete si tratta di ambiti diversi della matematica, questo è solo per farvi capire che effettivamente l'impatto che i topoi possono avere è realmente interdisciplinare, perché in tutti questi ambiti in cui sono state ottenute queste applicazioni si è trattato di applicare in un certo senso le stesse metodologie generali, ma con risultati ovviamente specifici, diversi a seconda dei casi, e ogni qualvolta uno reinterpreta un pezzo di matematica classica utilizzando questi nuovi occhiali si trova con delle sorprese, con degli insight più o meno profondi, e quindi è sempre un'esperienza molto, molto illuminante, ecco, osservare la matematica da questo punto di vista superiore. Comunque non intendo entrare nello specifico di nessuna di queste applicazioni, perché appunto l'obiettivo del talk è di estrarre, diciamo, il senso concettuale, ecco, di queste tecniche al fine di intavolare un dialogo interdisciplinare.
Ok, allora, il piano del seminario, come vi ho già parzialmente anticipato, sarà questo. Inizieremo a parlare di unificazione, quindi che cosa significa unificare, perché non è banale capire come l'unificazione si può realizzare. È un termine di per sé ambiguo e quindi merita una chiarificazione. Poi passeremo a dei preliminari sui topoi, non tecnici, ma cercherò di farvi capire più che altro il ruolo, ecco, che i topoi possono giocare. Poi appunto passerò a parlare di topoi come ponti e poi affronterò, ecco, il tema che ha dato il titolo al seminario, cioè il tema della dualità reale-immaginario, che è molto interessante nell'ambito topos teoretico, perché sostanzialmente corrisponde alla dualità contingente universale, alla dualità sintassi semantica, eccetera. I topoi permettono di avere una visione molto precisa di quello che può significare questa distinzione a noi così familiare. E poi, se rimane del tempo, vi parlerò di prospettive future che si intravedono. Ok, quindi iniziamo a parlare di unificazione in ambito matematico. Allora, quando si parla di unificazione, normalmente si pensa ad un quadro globale che comprende tutti gli oggetti di un certo tipo, no? Quindi la prima reazione può essere quella di pensare alla teoria degli insiemi, un linguaggio universale nel quale si può formulare tutta la matematica. Sicuramente questo è vero, è anche vero, almeno in parte, per la teoria delle categorie, che offre un linguaggio alternativo a quello degli insiemi per formulare i concetti matematici. La teoria delle categorie rispetto alla teoria degli insiemi è meno piatta come linguaggio, come ho avuto già modo di osservare prima, e permette di realizzare un certo tipo di unificazione a livello proprio di linguaggio, nel senso che le nozioni categoriali, quando uno le specializza in diversi ambiti, danno luogo a delle nozioni spesso molto naturali. Ad esempio, potete pensare che la nozione di categoria si specializza da un lato alla nozione di gruppo, dall'altro lato alla nozione di insieme preordinato, no? Quindi in maniera del tutto naturale. Detto questo, qual è il problema di questi quadri concettuali? Che alla fine il tipo di unificazione che realizzano è essenzialmente linguistico, cioè si tratta di avere un grande quadro in cui inserire tutto, no? Non sono dei sistemi che di per sé permettono dei trasferimenti di conoscenze tra settori distinti. Quindi realizzano un'unificazione che io qualificherei come statica, nel senso che io riesco a mettere tutto nella stessa scatola, però questo non mi permette di operare un trasferimento dinamico di conoscenze tra settori differenti. Quello che invece i topoi permettono di fare è quello di realizzare un'unificazione molto più sostanziale tra teorie matematiche differenti. Quindi non si tratta di avere un topos, l'unificazione che i topoi realizzano è locale, nel senso che chiaramente non è che si possono unificare teorie che non hanno nulla in comune tra di loro, si tratta di unificare formalismi differenti per un medesimo contenuto. L'idea è che, come Grothendieck ha detto nella sua citazione, i topoi riescono a catturare un'essenza delle situazioni matematiche. E quindi che cosa significa? L'essenza, se ci pensate, non deve dipendere dal modo in cui noi ci rappresentiamo questo qualcosa. Quindi deve essere invariante rispetto alla descrizione sintattica che noi possiamo avere. E quindi ci possono essere dei formalismi completamente differenti per descrivere uno stesso contenuto, così come ci sono lingue differenti per parlare delle cose del mondo. Quindi anche in matematica abbiamo questo fenomeno e appunto i topoi permettono di studiare questo fenomeno in maniera estremamente efficace, perché si riesce, come vedremo, ad associare un topos a una classe di teorie
teorie estremamente generali, in modo proprio da estrarre il contenuto delle teorie. Questa costruzione si chiama il topos classificatore di una teoria, e in questo modo il problema di capire quando due teorie in un certo senso raccontano la stessa storia si traduce nel problema di dimostrare che i loro topoi classificatori sono equivalenti. E quindi vedete che se voi vi trovate in una situazione in cui riuscite ad associare lo stesso tipo di oggetto alle vostre due teorie, è naturale utilizzare questo oggetto come una sorta di ponte per passare da una all'altra. E questo tipo di unificazione vedete che è di natura sostanzialmente differente dall'unificazione statica di cui abbiamo parlato e che è realizzata dalla teoria degli insiemi o in parte dalla teoria delle categorie. Si tratta di un tipo differente di unificazione. Ora, per meglio chiarificare questa distinzione, ho pensato di rappresentarla in questo modo. L'unificazione statica è sostanzialmente basata su una generalizzazione, quindi due concetti vengono unificati attraverso l'identificazione di un concetto più generale che si specializza da un lato a un concetto e dall'altro lato all'altro. Esempio, il concetto di animale si specializza da un lato, ad esempio, al concetto di gatto e dall'altro lato al concetto di roditore. Il concetto di essere vertebrato si specializza da un lato al concetto di uomo, dall'altro lato al concetto di roditore, eccetera, eccetera. Vedete che appunto il fatto di sapere, ad esempio, che sia gli uomini che i roditori sono degli esseri vertebrati, non vi dà di per sé un metodo per trasferire conoscenza dai roditori, ad esempio, agli uomini. Non è un qualcosa che vi permette di passare da un ambito all'altro. Guardate invece il tipo di unificazione che si può realizzare attraverso l'identificazione di oggetti ponte. Questo è quello che chiamo unificazione dinamica. Ecco, che invece di avvenire attraverso una generalizzazione avviene attraverso una costruzione. Ovviamente questo termine costruzione è inteso in senso astratto, cioè può essere semplicemente un modo di associare un certo oggetto a degli oggetti di partenza. Quindi qual è l'idea? Che io ho i miei due oggetti e cerco di collegarli tra loro attraverso un terzo oggetto che fungerà da ponte tra questi due oggetti, permettendo un trasferimento di informazione tra di essi. Ora, come avviene questo processo? Allora, la cosa essenziale è che questo terzo oggetto possa essere costruito a partire dai due oggetti separatamente gli uni dagli altri. Quindi, poi formalizzeremo questa cosa, ma ci tengo ad anticiparla. Quindi voi avete i vostri oggetti A e B e cosa fate? Immaginate di poter associare al vostro oggetto A un oggetto che chiamate F di A attraverso una qualsiasi procedura o idea, e dall'altro lato immaginate di associare a B un oggetto che chiamate G di B. Supponete di avere lo stesso risultato o più in generale due oggetti che sono in una certa relazione di equivalenza tra di loro. Allora che cosa potete fare? Potete cercare di considerare degli invarianti, cioè delle proprietà o costruzioni che io posso considerare indifferentemente su questo oggetto F di A o sull'oggetto G di B. Li chiamo invarianti perché appunto voglio che siano invarianti rispetto a questa relazione, cioè voglio che F di A lo soddisfi se e solo se G di B lo soddisfa, se si tratta di una proprietà. Comunque immaginate di avere una proprietà I di questi oggetti. Che cosa posso fare? Beh, posso andare a vedere come questa proprietà si esprime in termini di A, trovando una certa proprietà di A. Quindi cerco di trovare delle relazioni di questo tipo. A soddisfa P di A se e solo se F di A soddisfa I. Questo mi darà, diciamo, il primo arco del ponte. E poi dall'altro lato cerco di fare qualcosa di analogo.
quindi di trovare una proprietà QDB di B che mi dice quando G di B soddisfa I. Quindi cerco di trovare un'equivalenza di questo tipo. Vedete che questo è effettivamente un ponte, cioè mi permette di trasferire conoscenza da A a B. Perché? Perché essendo io un invariante io ho questa equivalenza qua, però ovviamente componendo tutto ottengo questa equivalenza qui, che è quello che mi interessa, cioè trovo appunto un'equivalenza tra una proprietà P di A del mio oggetto A e una proprietà Q di B del mio oggetto B. Quindi vedete che l'oggetto ponte è servito per realizzare questa connessione, ma alla fine scompare, perché uno si ritrova con una equivalenza concreta che non implica l'oggetto ponte. Allora, questa tecnica naturalmente è tanto più utile quanto è difficile collegare A e B in modo diretto. Nella maggior parte dei casi in cui uno vuole mettere in relazione oggetti che sono di natura sufficientemente diversa, uno si trova nella difficoltà proprio di amalgamarli, di capire da che punto di vista è più opportuno osservare le loro relazioni. Quindi qual è l'idea dell'oggetto ponte? È quella di autorizzarsi un cambio di prospettiva, un terzo punto di vista. Io non utilizzo né il punto di vista di A né il punto di vista di B, introduco un terzo punto di vista che teoricamente dovrebbe illuminarmi sulle relazioni tra A e B. Questo è lo schema che io utilizzo appunto nell'ambito toposteoretico. Vi potrete chiedere: ma chi sono A e B nel contesto della matematica e chi sono F di A e G di B? Allora, A e B sono delle situazioni matematiche concrete che possono essere formalizzate attraverso teorie nel senso di assiomatizzazioni, oppure può trattarsi di categorie munite di un certo tipo di struttura topologica, eccetera, quelli che chiameremo siti. E in ogni caso si tratta di contesti matematici concreti, quindi A e B sono contesti matematici concreti e F di A e G di B sono dei topoi che in qualche modo estraggono l'essenza di questi contesti matematici. Quindi è così che funziona il trasferimento. Ah, grazie. Quindi ora, per capire un po' più in dettaglio come tutto ciò avviene, vorrei dirvi qualcosa proprio su questo concetto, ecco, perché i topoi sono così efficaci nel servire da ponti. Le ragioni sono molteplici. Sicuramente la nozione stessa di topos è di per sé appunto multiforme, nel senso che appunto un topos può essere veramente visto da punti di vista sostanzialmente diversi. Si può intendere un topos come uno spazio generalizzato, come un universo matematico, come una classe di equivalenza di teorie di un certo tipo, e in qualche modo l'utilizzo dei topoi come ponti si appoggia proprio sull'integrazione tra questi diversi punti di vista, che sono, ecco, del tutto classici. Adesso andremo a dire qualche cosa su ciascuno di loro. Allora, prima di tutto vorrei spiegare appunto in che senso i topoi sono degli spazi generalizzati. Questo è il punto di vista originario risale appunto all'introduzione, ecco, del concetto da parte di Grothendieck. Grothendieck si rese conto che si poteva significativamente allargare lo scopo di indagine della topologia generale, sostituendo gli spazi topologici con dei concetti non direi esattamente più generali, perché un sito non è che strettamente generalizzi uno spazio topologico, ma comunque attraverso degli spazi che vengono associati a questi spazi topologici e che permettono appunto di studiarne le proprietà essenziali. La prima osservazione che Grothendieck fece fu questa, che si poteva
in un certo senso sostituire lo studio di uno spazio topologico con lo studio della categoria dei fasci di insiemi su questo spazio, che viene denotata così. Questa è la categoria. Sì. Siccome il pubblico di studenti è molto vario, sì, sarebbe opportuno ricordare almeno in maniera intuitiva cos'è un fascio. Sì, certo, arrivo. Sì. Su X. Allora, l'idea di fascio è questa. Allora, immaginate di avere, diciamo, il vostro spazio topologico X, quindi avete degli aperti. Questa è la collezione degli aperti, quindi per ogni aperto U potete considerare la collezione di tutte le funzioni continue da U verso uno spazio fisso che possiamo prendere ad esempio R. Quindi potete considerare F di U come qualcosa che varia ovviamente al variare di U. Quindi se io cambio, ecco, allora ci si può chiedere: ma quali sono le relazioni tra questi differenti F di U? Quindi se io... Sì? La maiuscola di U è un fascio o già l'insieme? No, 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 ci arriviamo. È solo un insieme. Questo è un insieme, quindi ho un insieme per ogni U. Adesso vado a vedere come il fascio sarà l'insieme, sarà una funzione che associa ad ogni U un insieme in maniera tale che alcune condizioni naturali siano soddisfatte. Allora, la prima condizione è la funtorialità, cioè se io ho un... sottoaperto di U, voglio avere una freccia che mi dia, che vada da, diciamo, una funzione che vada da F di U ad F di B, e vediamo che in questo caso ce l'abbiamo, perché possiamo associare ad ogni funzione continua su U la sua restrizione a B. Quindi qui abbiamo che... Quindi in questo caso abbiamo la funtorialità. C'è un'altra proprietà cruciale di questa funzione. Qual è? È una proprietà che non si può formulare solamente utilizzando la struttura categoriale presente su questo insieme, perché qui ho struttura categoriale semplicemente la collezione, cioè gli oggetti sono gli aperti e le frecce sono le inclusioni tra aperti. Quindi relativamente a questa struttura l'unica cosa che possiamo dire è che vale questa funtorialità. Però se andiamo a considerare i ricoprimenti di aperti da parte di sottoaperti, quindi supponiamo di avere una situazione in cui ricopriamo U con dei sottoaperti UI, allora ci rendiamo conto che cosa possiamo fare? Possiamo identificare una funzione continua, possiamo definire una funzione continua da U a R incollando assieme delle funzioni parzialmente definite, cioè definite sugli UI, a patto che coincidano, che siano compatibili sulle intersezioni, perché altrimenti ovviamente non posso estendere. Questa è una proprietà di incollamento. Queste sono le due proprietà cruciali che definiscono la nozione di fascio su uno spazio topologico. Ora, quello che Grothendieck ha fatto, si è detto: ma perché non sostituire in maniera molto audace questa categoria qui con una categoria qualunque, veramente qualunque, e sostituire questa nozione di ricoprimento di un aperto da parte di sottoaperti con una nozione che si chiama topologia di Grothendieck, che consiste nel dare per ogni oggetto della categoria una collezione di famiglie di frecce che vanno tutte verso questo oggetto. E vi rendete facilmente conto che come ho formulato la nozione di fascio nel contesto topologico, posso farlo anche in questo contesto più generale, che si chiama sito. Quindi uno può definire la nozione di fascio su un sito, di fascio di insiemi su un sito. Quando poi uno va a considerare tutti i fasci su uno stesso sito, perché vedete che qui vi ho dato un esempio particolare di fascio, ma in generale ce ne sono molti. Pensate, ad esempio, se io associo ad ogni aperto U il singleton, ottengo anche in questo caso un fascio, ma comunque di fasci ce n'è tantissimi. Quindi qual è l'idea di Grothendieck? Fissare la tipologia di fascio e prendere tutti i fasci di quel tipo lì.
metterli assieme, considerare la categoria fatta da quegli oggetti lì, dove le frecce sono semplicemente le trasformazioni naturali tra questi funtori. Così ha definito la nozione di topos. Bene, allora, quindi questo è come si denota la categoria dei fasci su questo sito. Ovvio che non posso andare più nel dettaglio, altrimenti... Prego. Esempio elementare, voglio dire, è chiaro che Grothendieck ci aveva in mente inizialmente, sì, di meglio, di meno, cioè sapevo completamente, però in qualche modo, no? Sì. Diciamo, è chiaro che l'idea originaria nasce un po' dall'idea di come uno può fare un oggetto complicato come una varietà. Sì, incollando, cioè, esatto, le varietà, corso, certo, no? Sì, sì. E lì collo le piccole, sì, funzioni che so fare. Sì. E quindi l'idea è... Sì, è quella di varietà, sì, sostanzialmente. Tutte le piccole cose che conosco su una certa roba e vedere qual è la struttura astratta che, sì, c'è dietro, sì, no? L'idea, sì, è un po' quella. Sì, po', sì, 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 sì. Certamente. E così, e poi chiaramente dice, ma così come ho costruito quella sedia che è così complicata pezzettino per pezzettino, mi chiedo quali sono tutte. Esatto. E questa è stata veramente l'idea cruciale di considerarli non individualmente, ma in famiglie. Questo è veramente la cosa che ha fatto la differenza, perché i fasci esistevano già prima, cioè i fasci sugli spazi topologici già Leray li aveva introdotti, ma la grande innovazione di Grothendieck è stata, beh, prima di tutto appunto di generalizzarli ai fasci su un sito arbitrario, perché vedete che si tratta di una generalizzazione veramente notevole, perché si passa dal mondo della topologia al mondo essenzialmente di tutta la matematica, perché poi che cos'è un sito? Una categoria munita di una nozione di ricoprimento, ma i siti, cioè, li trovate veramente dappertutto in matematica, quindi, cioè, si è passati appunto da un contesto topologico a un contesto molto molto più generale. Quindi quello è stato chiaramente il primo ingrediente fondamentale, ma l'altro non da meno è stato l'idea cruciale di considerare tutti i fasci di un certo tipo tutti assieme, fabbricare una categoria con tutti questi fasci. Infatti Grothendieck parla dei fasci come dei metri di misura, come dei mezzi di misura, no? Su un certo spazio topologico o più in generale su un certo sito, no? Quindi l'idea qual è? Perché io mi devo privare di certi strumenti di misura, io li considero tutti. Così otterrò qualcosa di massimalmente completo. E infatti questo si riflette nel fatto che queste categorie qui sono sostanzialmente le categorie più ricche di struttura che voi potete immaginare. Hanno tutto quello che uno vuole, sostanzialmente hanno i limiti, i colimiti, gli esponenziali, classificatore di sottoggetti, insiemi separanti, insiemi coseparanti, insomma c'è di tutto. Avete veramente tutta la struttura categoriale che desiderate in queste categorie. Questo ha delle enormi conseguenze sia tecniche che concettuali, perché quando voi vi trovate in un ambiente matematico che è completo, questo ambiente prima di tutto è estremamente ricco di simmetrie. Pensate anche solo ai sistemi numerici, no? Voi partite dai numeri naturali, poi cosa fate? Aggiungete i negativi perché volete la simmetria rispetto allo zero e poi non siete contenti e andate avanti e prendete i numeri razionali e poi, no? Vedete che nella matematica si è sempre andati verso un allargamento del contesto, questo perché questi allargamenti sono strumentali dal punto di vista pragmatico a effettuare calcoli in maniera più conveniente, perché pensate, non so, di dover fare anche solo una sottrazione di questo tipo, alla fine si tratta di un'operazione tra numeri sempre positivi, ma se io non utilizzo i numeri negativi io mi trovo in difficoltà, perché qui finisco fuori dal mio ambito, no? Quindi vedete che il fatto di autorizzarsi questi allargamenti ha delle enormi conseguenze sulle possibilità di calcolo. E quello che avviene coi topoi è una cosa simile, cioè voi partite da un contesto ristretto, che è quello di uno spazio topologico, di un sito, e questo sito in generale sarà qualcosa di relativamente piccolo, che non è completo rispetto a tutte le operazioni che potreste voler fare, ma quando passate a questo livello qui tutto diventa possibile, quindi voi calcolate qui dove avete le simmetrie, poi cercate di reinterpretare i vostri risultati in termini dell'oggetto generatore del topos. Quindi questa dualità appunto tra reale e immaginario è un aspetto fondamentale di questa teoria, cioè vi anticipo
anticipo che appunto i siti li qualificheremo come il termine stesso lo indica, come il contingente, il concreto, il reale, no? Mentre i topoi rappresentano l'immaginario, cioè quando uno costruisce un topos a partire da un sito, che cosa fa? Aggiunge degli immaginari, aggiunge sostanzialmente tutto il potenziale che è nascosto, che è implicito nel sito di partenza, e in questo modo raggiunge un ambiente matematicamente completo. E quindi poi ci si può chiedere appunto che cosa questa dualità reale-immaginario possa fornire a livello di prospettive e di tecniche, ecco, da impiegare per dimostrare risultati. E vi assicuro che è una metodologia estremamente efficace. Potete immaginarlo anche solo per analogia con quanto avviene nei sistemi numerici. Ecco, quello che avviene con i sistemi numerici è veramente un caso molto molto particolare, ecco, di aggiunta di immaginari, no? Quindi aggiungere i numeri negativi, uno dice: ma perché lo devo fare? Ma sono reali come quelli positivi? Ci si può chiedere. È difficile dare una risposta. Sicuramente il fatto di aggiungerli, quindi di dargli la stessa dignità, permette di trovare degli ambienti molto più simmetrici e quindi maggiori invarianti, maggiori possibilità di comprensione, eccetera. Comunque torneremo più tardi su tutto questo. Per il momento, appunto, mi premeva osservare questo, che Grothendieck ha avuto quest'idea, poi lui si riferisce a questo dicendo metamorfosi del concetto di spazio topologico, perché lui dice: pensiamo uno spazio topologico attraverso la categoria dei fasci su questo spazio. Allora, perché ha senso pensare queste categorie di fasci come degli spazi generalizzati? Beh, perché come Grothendieck già aveva mostrato, molte proprietà topologiche di X, di uno spazio X, si possono leggere come degli invarianti categoriali di questo topos associato allo spazio. Quindi, ad esempio, uno può capire se X è compatto guardando questa categoria qui, se X è connesso, eccetera, eccetera. E quindi in questo senso, per quanto non si tratti di una generalizzazione in senso stretto, perché uno non può ritrovare, a meno di omeomorfismo, uno spazio topologico dal topos di fasce associato, a meno che non si tratti di uno spazio che già ha delle buone proprietà di separazione, tecnicamente si dice uno spazio sobrio, comunque si tratta di una quasi generalizzazione, nel senso che appunto se ci si restringe agli spazi sobri è effettivamente una generalizzazione. Nel caso più generale si perde qualche informazione, ma non è poi così grave. D'altra parte tutti gli spazi che si usano in geometria algebrica sono sobri, anche quelli che si usano in analisi funzionale, se avete la proprietà di Hausdorff avete automaticamente la sobrietà, insomma, quindi non rappresenta, ecco, un grosso ostacolo. E poi se partite da uno spazio topologico qualunque è sempre possibile sobrificarlo, quindi sì. Va bene, comunque, cambiamo argomento, altrimenti qua... Ok, allora procediamo. Non ci puoi sobrificare. Ecco. Protesto. Ok, quindi mi sembra chiaro in che senso appunto i topoi possono essere visti come spazi generalizzati. Ora vorrei dire due parole sul secondo punto di vista fondamentale che si può avere sui topoi. Topoi come universi matematici. Allora, questo è collegato strettamente a quello che vi dicevo prima, cioè al fatto che le categorie di questa forma sono estremamente ricche e l'esempio classico di topos è la categoria a cui tutti siete abituati, la categoria degli insiemi. Quindi se prendete come categoria quella che ha come oggetti gli insiemi e come frecce le funzioni tra insiemi, ottenete un topos, che è proprio il topos così, di base, ecco, su cui poi tutti gli altri sono definiti, perché vedete che si considerano comunque sempre fasci di insiemi su un determinato sito.
E ecco, quindi questo qui è un topos, ma quindi voi, diciamo, siete abituati a lavorare in questo topos qui, cioè tutta la matematica classica viene svolta all'interno di questo, di questo topos. Ora, la grande innovazione che i topoi hanno portato è il fatto di moltiplicare gli universi, perché uno si chiede, ma qui insomma ho tutta la struttura categoriale che ho in questa categoria qui, posso magari utilizzare questa struttura categoriale per fare matematica all'interno di una categoria di questo tipo. Quindi, ad esempio, cosa significa fare matematica? Beh, riprodurre tutti i ragionamenti a cui siete abituati, tutte le costruzioni familiari, ad esempio prendere il prodotto cartesiano tra due insiemi, no? Una costruzione che potete effettuare qui e vi chiedete, la posso fare anche qui? La risposta è sì. Quindi tutte le costruzioni a cui siete abituati, prendere l'unione disgiunta di due insiemi, prendere lo spazio di funzioni da un insieme ad un altro, prendere il prodotto di più insiemi, eccetera, tutte queste operazioni familiari che svolgete qui le potete riprodurre all'interno di un qualsiasi topo, se questo per ogni sito. Quindi vedete, è molto interessante perché vi permette in un certo senso di relativizzare la matematica, cioè non avete più un solo universo in cui dovete appiattire tutto, potete scegliere l'universo matematico che conviene maggiormente per gli scopi che avete. Quindi questo dà un'enorme flessibilità tecnica. In particolare potete considerare modelli di teorie matematiche, essenzialmente di qualunque tipo, all'interno di un topos. Si può dare una definizione molto naturale, questo è stato fatto negli anni 70, appunto, di modello di una teoria, in particolare teorie di primo ordine, in un topos qualunque, che generalizza la nozione classica di modello insiemistico. Sì. Allora, abbiamo detto che una categoria base è quella che ha come oggetti insiemi come frecce e punti. Sì, sì. Cosa sarebbe un sito in questa categoria? No, beh, allora, per ottenere questo come, cioè se vuoi scrivere questo come fasci su un certo sito, beh, tu prendi la categoria C che ha un solo oggetto e la freccia identità su questo oggetto e poi prendi il ricoprimento triviale. Quindi in questo modo lo ottieni come un topos di questa forma. Non è che serva molto, ma è così che... Non so se ho capito la domanda. Magari andiamo così. Ah, magari dopo, cioè, sì. Mettiamo lì, io okay. Andare avanti. Sì. Questo, ok. Le domande le proponiamo. Ok, quindi c'è solo una distinzione fondamentale che bisogna fare quando si passa dagli insiemi ai topoi arbitrari. Se voi avete un argomento matematico che svolgete qui, potete riprodurlo in un topos arbitrario e sarà ancora valido a patto che voi non abbiate impiegato metodi non costruttivi per ragionare. Cioè che non abbiate usato ad esempio la legge del terzo escluso, l'assioma della scelta o altri assiomi pesanti, diciamo, della teoria degli insiemi. Questi in generale non sono validi in tutti i topoi, ci sono dei topoi in cui sono validi naturalmente, ma in generale no. Mentre invece se vi restringete alla parte costruttiva della matematica, avete la garanzia che tutto ciò che dimostrerete sarà valido universalmente, cioè non solo in questo particolare topos, ma in qualsiasi topos. Ok, ora passiamo al terzo punto di vista, che è quello più immediatamente collegato alla prospettiva dei topoi come ponti, che è la concezione dei topoi come degli spazi di moduli, sostanzialmente, come degli spazi che classificano un certo tipo di strutture. Allora, negli anni 70, come vi ho anticipato, è stato scoperto che ad ogni teoria matematica di una forma molto generale si può associare canonicamente un topos, detto il suo topos classificatore, che ne classifica i modelli, non soltanto i modelli classici insiemistici, ma classifica i modelli della teoria in qualsivoglia topos. Quindi è un risultato molto, molto importante, perché innanzitutto è valido per una classe estremamente generale di teorie e poi appunto vi permette proprio di classificare i modelli. Quindi avete una situazione di questo tipo: data la vostra teoria T, potete considerare modelli della vostra teoria in topoi differenti, quindi non so, modello M in un topos E,
un modello N in un topos F, eccetera, eccetera. Quello che avete è che esiste un topos universale rispetto al problema della classificazione dei modelli di T, che conterrà appunto un modello universale che permette di generare tutti gli altri modelli applicando dei funtori, cioè delle trasformazioni tra categorie. Quindi avverrà una cosa di questo tipo, che io riesco a ottenere i miei modelli applicando dei funtori che preservano un certo tipo di struttura a questo modello universale. Per esempio, uno, lo dico, no, per le scatole, sì, per venire domande. Sì. Per venire, no, insomma, per esempio, no, uno c'è in mente, che ne so, i funtori che legano le varietà topologiche, cioè le forme, eccetera, eccetera, con la struttura geometrica, no, è una, sì, cosa del genere. Sì. Allora, vuol dire che il funtore dei modelli è rappresentabile, sì, questo significa, sì, quindi è un problema di moduli. Sì, la cosa appunto importante è che questo teorema è valido ad un livello di generalità straordinario, nel senso che appunto per tutte le teorie di una classe molto estesa, cioè teorie nella fattispecie che possono appartenere a branche della matematica. Potete dire se capite quello che sta avvenendo, altrimenti qui siamo a un livello un pochino più alto, situando, diciamo, della media, no? Sì, ok. Allora, se interpreto bene, procediamo. Allora, abbiamo visto che è possibile associare un topos in maniera canonica a tutte le teorie appartenenti ad una determinata classe molto generale. Prima domanda che può sorgere è possibile che due teorie abbiano il medesimo topos classificatore? La risposta è sì. E infatti ci riferiamo al tema che ho menzionato all'inizio del seminario, cioè questo tema di descrivere in linguaggi differenti le stesse strutture. Questo è tecnicamente chiamato Morita equivalenza, cioè si dice che due teorie hanno il medesimo topos classificatore, cioè si dice che sono Morita equivalenti se hanno il medesimo topos classificatore, naturalmente a meno di equivalenza, perché il topos classificatore è determinato univocamente a meno di equivalenza categoriale. Quindi esiste questa nozione molto interessante di equivalenza di Morita. È vero che ogni topos di Grothendieck è il topos classificatore di una teoria? Anche qui la risposta è affermativa. Si può associare ad ogni sito una teoria tale per cui il topos di Fasci su quel sito sia il suo topos classificatore. Questo permette di concludere che un topos può essere identificato come con una classe di equivalenza di teorie modulo questa nozione di Morita equivalenza. Bene, ora riflettiamo sulle conseguenze che possiamo trarre dalla semplice esistenza, ecco, di questa costruzione. Allora, la mia pratica con i topoi suggerisce quello che ho scritto appunto all'inizio della slide, cioè il fatto che questa nozione di Morita equivalenza di fatto riesca a formalizzare, a materializzare la sensazione di guardare la stessa cosa da punti di vista diversi o costruire uno stesso oggetto con metodi diversi, eccetera. E questo in effetti spiega la sua ubiquità in matematica. Uno è chiaro che se non pratica queste tecniche ignora la maggior parte delle Morita equivalenze che esistono in matematica, ma vi assicuro che ce ne sono tantissime, ce ne sono veramente un'infinità, e adottare il punto di vista dei topoi vi permette anche di avere un metodo sistematico per scoprire anche delle nuove Morita equivalenze. Quindi si può vedere che appunto molte dualità ed equivalenze già note in matematica si possono riformulare in termini di Morita equivalenze. Pensate ad esempio alla classe delle dualità di tipo Stone, o alla dualità di Gelfand, o molte altre dualità. Insomma, è stato visto che si possono in modo naturale riformulare in questi termini. Un altro risultato interessante è che quando avete un dizionario tra due teorie, formalmente questo si chiama biinterpretabilità,
in logica, cioè vuol dire che io ho un mezzo per passare dal linguaggio della prima teoria, tradurre sostanzialmente a livello di vocabolario da una teoria all'altra. Se mi trovo in una situazione del genere, come potete facilmente immaginare, ho una morita equivalenza, perché io sto semplicemente descrivendo in linguaggi diversi le stesse strutture, perché in fondo morita equivalenza vuol dire avere lo stesso topos classificatore, ma per definizione di topos classificatore significa che io ho un'equivalenza tra i modelli delle due teorie in topoi arbitrari. Quindi chiaramente se io ho un dizionario, i modelli si potranno mettere in corrispondenza tra di loro in modo da avere una morita equivalenza. Lasciate che vi dica appunto che questa nozione di morita equivalenza cattura di fatto il dinamismo intrinseco al concetto stesso di teoria matematica. Cosa intendo per questo? Ma intendo dire che una teoria matematica potete vederla come un organismo che nasce nel momento in cui si danno gli assiomi della teoria, ma che poi inizia a svilupparsi perché uno inizia a lavorare all'interno della teoria, quindi a scoprire nuovi risultati, e questi risultati permettono di maturare dei nuovi punti di vista sulla teoria. Ora, sostanzialmente quello che avviene è che ogni punto di vista nuovo che uno riesce a trovare su una data teoria, dal punto di vista tecnico si trasforma nell'esistenza di una morita equivalenza con una teoria differente. E quindi in questo modo mi trovo in una situazione in cui questa teoria dei topoi classificatori mi permette di incarnare tecnicamente questo fenomeno di pluralità di linguaggi differenti per descrivere un medesimo contenuto. Potete pensare al topos classificatore di una teoria come una sorta di DNA della teoria, come un oggetto che incarna il suo contenuto in modo invariante rispetto a come la teoria è presentata. Quindi, appunto, come potete facilmente aspettarvi, la teoria dei topoi stessa è una fonte primaria di morite equivalenze. Sì, perché tecnicamente quello che accade è che l'esistenza di teorie differenti classificate dallo stesso topos corrisponde all'esistenza di siti differenti che presentano lo stesso topos. Quindi situazioni di questo tipo sono molto frequenti. Avere due siti differenti che quando poi uno va a prendere i fasci su uno ottiene lo stesso topos costruito prendendo i fasci sull'altro. Quindi situazioni così ce n'è un'infinità. Quello che posso dirvi è che dato un topos, quindi fissando un topos, esistono infiniti siti che lo presentano. Quindi esistono per infiniti. Questo, se ci pensate, è impressionante, perché in matematica ogni qualvolta uno scopre una nuova dualità è contento, no? Pensate, con la teoria dei topoi avete una sorta di generazione automatica delle dualità, no? Perché siete proprio al cuore del problema, capite come si generano le dualità. Quindi potete veramente mettere le mani in modo concreto, perché poi si possono effettuare ovviamente dei calcoli. Io in questo talk resto ad un livello concettuale, però ci tengo a dire che questa teoria è estremamente calcolistica, quindi cioè, si possono proprio effettuare calcoli molto profondi. Quindi queste corrispondenze che poi vengono fuori calcolando questi invarianti sono generalmente molto profonde. Anche senza riflettere troppo, calcolando quasi a caso degli invarianti, vengono fuori delle connessioni molto sorprendenti. Per esempio, sì. Mi viene in mente che chiaramente sì. Non è fino a un certo punto, adesso poi usiamo sì. Un molto tecnico, sì. Però quello che succede con la classificante dei vibrati sulle varietà. Certo, no? Certo, sì. Le varietà alla sedia, o sopra tante altre strutture, cioè tutti quelli che si siedono sulla sedia fanno il fibrato delle persone sedute sulla sedia, no? E uno mette insieme, che ne so, diverse caratteristiche personali delle persone che si siedono, e esaminando queste caratteristiche senza saperlo come definire la forma della sedia. Sì, ma infatti molti concetti centrali, molti schemi centrali della geometria algebrica, pensate alle giacobiane, insomma, sono stati introdotti come soluzioni di problemi di moduli. Quindi cioè, vedete che appunto questi, è stato diciamo Grothendieck a introdurre veramente questo paradigma della rappresentabilità, cioè quando uno ha un funtore interessante si deve chiedere
questo funtore è rappresentabile. Se uno ha la fortuna che sia rappresentabile, significa che tutta l'informazione contenuta nel funtore è di fatto concentrata nell'oggetto che lo rappresenta, e quindi è un grandissimo risultato di simmetria, come il disegno che ho fatto prima, cioè c'è questo cuore che poi genera in tutte le direzioni. Ok, quindi procediamo. Ecco, quindi siamo arrivati finalmente a capire come si può implementare questa tecnica dei ponti nell'ambito appunto topos teoretico. Cioè, se abbiamo appunto teorie differenti con il medesimo topos classificatore, beh, ovvio che poi si generalizza anche in situazioni in cui magari non c'è un'equivalenza tra i topi classificatori, ma una relazione più debole, però per semplicità lo presento così. Se vi trovate in una situazione del genere, quindi dove avete le vostre teorie T e T' con i loro topi classificatori che sono equivalenti, che cosa fate? Andate a considerare degli invarianti topos teoretici e andate a cercare di calcolarli nel linguaggio delle due teorie, e in questo modo stabilirete delle corrispondenze e riuscirete a trasferire delle informazioni tra le teorie. Quindi perché questo rappresenta un'unificazione? Beh, perché operando in questo modo arrivate a realizzare, a interpretare differenti proprietà di teorie differenti classificate dallo stesso topos come differenti manifestazioni di un'unica proprietà definita a livello del topos. Quindi avete un'unità che vive a livello del topos, ma una diversità a livello delle teorie. Quindi insisto proprio su questo aspetto del ponte come una struttura a due livelli. Non si possono appiattire i ponti, cioè i ponti quando si appiattiscono vuol dire che la traduzione diventa banale. Quindi quando c'è un dizionario vuol dire che sostanzialmente il ponte si appiattisce, non avete bisogno di introdurre un terzo punto di vista perché già riuscite a collegare in modo diretto. I ponti diventano interessanti quando non esistono i dizionari. E nella maggior parte dei casi è così, cioè quando voi studiate le morite equivalenze in generale vi rendete conto che la maggior parte delle morite equivalenze non sono indotte da dizionari. È vero che quando avete un dizionario avete una morita equivalenza, ma quelli sono i casi banali in un certo senso, quelli che potete vedere ad occhio nudo. Gli altri, e sono veramente la maggior parte, perché quando analizzate il problema proprio rigorosamente usando i topoi vi rendete conto che è così, cioè la maggior parte delle morite equivalenze non sono di quella forma, e allora diventa fondamentale avere uno strumento che vi permetta di generare queste connessioni, perché non potete sperare di vederle a occhio nudo. Quindi i topoi vi permettono proprio di estendere in un certo senso i vostri sensi, di arrivare a trovare delle connessioni, peraltro in modo anche abbastanza canonico, perché poi vedete che queste connessioni risultano dal calcolo di invarianti, quindi si tratta di un processo che in molti casi può anche essere automatizzato. Quindi potete arrivare a trovare delle connessioni anche profonde, sorprendenti, attraverso un calcolo universale sulle teorie. Quindi potete farvi un'idea, ecco, della potenza di questo genere di metodi. Naturalmente tutto ciò funziona bene perché la relazione che c'è tra un topos e le sue rappresentazioni è tecnicamente molto naturale. Ovviamente a seconda dei casi, a seconda degli invarianti, il calcolo di questi invarianti in termini di siti può essere più o meno difficile, ecco, questo veramente dipende dagli invarianti in questione. Ci sono degli invarianti per cui questo calcolo può essere reso del tutto automatico, ci sono altri invarianti che sono talmente difficili da calcolare che si potrebbe scrivere dei libri solo sul calcolo di un particolare invariante. Quindi i vostri archi del ponte possono avere una complessità maggiore o minore a seconda dei casi, a seconda dei siti e a seconda degli invarianti. Sì, allora andiamo oltre. Ecco, tutto questo si può interpretare come una sorta di morfogenesi matematica, nel senso che abbiamo
un'ambiguità irriducibile, ecco, che è dovuta proprio al fatto che un topos in generale è associato ad un'infinità di siti, no? Come vi ho detto prima, se fissate il topos esistono un'infinità di siti che lo presentano, non c'è un sito privilegiato che uno può dire sì, quello è più importante degli altri, ma d'altra parte se ci pensate è anche naturale che sia così, perché è come se si trattasse di scegliere una lingua migliore di tutte le altre. Come si fa a dire il giapponese migliore dell'italiano o l'inglese migliore del francese? Non ha senso, cioè ciascuna lingua dà un punto di vista differente, tutte le lingue hanno delle limitazioni, dei buchi, no? E quindi sono parziali. L'unità va ricercata a livello appunto della totalità dei punti di vista, che in questo caso è incarnata dal topos classificatore, non a livello appunto dei singoli linguaggi o delle singole teorie. Questo mi sembra un punto importante, perché è anche un punto di novità, ecco, rispetto a quello che si faceva in passato. Per molti anni è stato privilegiato lo studio dei topoi elementari, quindi di un concetto più generale di quello di Grothendieck, indipendentemente dalle loro rappresentazioni. Quello uno studio che avviene ad un solo livello. I ponti invece, e quello è un aspetto fondamentale, implementano questa sorta di dualità tra il reale e l'immaginario, no? Tra un contenuto e le differenti maniere di esprimerlo, e quindi permettono appunto di passare dal concreto all'astratto. Però questo richiede veramente il lavoro su due livelli differenti. Ritengo che sia molto importante tenere presente proprio questi due livelli, perché altrimenti la concezione di unificazione che potete avere diventa estremamente riduttiva, cioè l'unificazione diventa omologazione. È come quando volete forzare, non so, due persone a diventare uguali, cioè non ha senso, bisogna valorizzare le diversità, non bisogna annacquarle. Cioè un'unificazione deve non soltanto accettare la diversità, ma possibilmente spiegare come si genera la diversità a partire da un'unità. Quindi e per questo è fondamentale operare a due livelli, perché altrimenti se schiacciate i ponti scadete nella forma deteriore di unificazione, che è l'omologazione. Ok, quindi quello che avviene se si prendono questi metodi sul serio è che si esplorano i domini matematici in modo, in un certo senso, rovesciato, perché ci si fa guidare dagli invarianti, dalle morite equivalenze, cioè si dimostrano risultati concreti mettendo al centro questi concetti, che è qualcosa effettivamente di un po' diverso da come si è abituati a fare. Di solito ci si fa ispirare da considerazioni concrete, contingenti, invece qui si fa un po' il contrario, no? Però il vantaggio è che se invece di stare a valle si sale sulla montagna, da lì si può vedere un maggiore panorama, e quindi è vero che magari manca la presa magari concreta, no? Su qualche aspetto, però si riesce ad avere la visione generale, e quindi anche strategicamente si riescono a intravedere degli altri territori che possono essere collegati con quello che uno è interessato ad esplorare, no? Quindi e naturalmente i due livelli devono coesistere, cioè veramente il reale e l'immaginario devono vivere assieme. L'immaginario deve aiutare il reale, no? Cioè deve essere strumentale ad aiutarci a capire quello che ci interessa. Come ho detto all'inizio, cioè vedete che quando costruite questi ponti alla fine vi trovate che l'oggetto ponte sparisce, vi ritrovate con delle equivalenze concrete, però senza l'oggetto ponte spesso non ci si arriverebbe a trovare queste equivalenze. Quindi uno fa un viaggio dal reale verso l'immaginario e ritorno, no? Quindi l'immaginario è strumentale al reale. Quindi se vogliamo schematizzare in questo modo, questo è tratto dalla mia tesi di abilitazione, schematizzato in questo modo di procedere, no? Uno parte da un fatto, diciamo, un problema concreto e cerca di catturarlo, cerca di trasportarlo nel mondo astratto dei topoi attraverso la scelta opportuna di topoi e di invarianti su questi topoi che si legano in modo naturale al problema che uno è interessato ad affrontare. Perché qual è il vantaggio? Il vantaggio è che se si riesce a salire sulla punta della montagna, a quel punto si può ridiscendere attraverso un altro
percorso. E quindi arrivare a collegare il problema originario con problemi che possono stare in altri ambiti e che non sarebbe facile collegare in modo diretto con il problema originario. Questo è più o meno come si procede. Quindi questa aggiunta di immaginari di fatto è funzionale poi a ritornare a terra, no? Uno fa un giro in alto per poi ridiscendere. Quindi qui c'è un punto interessante da sottolineare, che è proprio questo ruolo dei completamenti nell'effettuare queste traduzioni. Quello che avviene, come vi ho già anticipato, quando si costruisce, quando si associa ad un sito o a una teoria un topos, è il fatto di effettuare un completamento di questo sito, di questa teoria, attraverso l'aggiunta di immaginari. Immaginari nel senso della teoria dei modelli, per chi lo conosce. Pensate che appunto ogni qualvolta voi allargate il vostro sistema numerico, ad esempio pensate, vi trovate nella rete reale, no? Volete capire le soluzioni di una certa equazione a coefficienti nella rete reale, vi trovate qui, non capite realmente che cosa succede, no? Perché vi muovete lungo questa retta, non trovate la soluzione, non capite neanche bene perché non ci sia. Ok, potete fare un ragionamento sui segni, però non avete una comprensione veramente piena, no? Del perché non, queste radici non ci sono, perché qualcosa dentro di voi vi dice: ma sì, ma queste radici dovrebbero esserci, no? Magari non sono lì, però da qualche parte devono essere. Allora cosa fa? Partite da R, aggiungete un'indeterminata liberamente e poi quozientate, e qui, e questo è C, qui trovate le radici che non riuscivate a identificare, che non esistevano qui, ma nel contesto allargato esistono. Quindi vedete che qui che cosa io ho fatto? Beh, ho aggiunto un immaginario. La mia I è un immaginario, naturalmente non ho aggiunto solo io, ho aggiunto anche altre cose, perché poi quando si aggiunge un immaginario bisogna completare, no? Affinché poi ci sia una certa struttura algebrica, no? Quindi si fa in questo modo, e il risultato è che trovate un contesto molto più simmetrico di quello di partenza per studiare il problema che vi interessa. E infatti il teorema fondamentale dell'algebra cosa ci dice? Se avete un polinomio di grado n, questo polinomio avrà esattamente n radici contate con la loro molteplicità nel piano complesso, no? Ecco, però vedete che un analogo di questo teorema nel contesto ristretto non esiste. Quindi vedete proprio che è il contesto allargato che vi permette di avere la visione soddisfacente. Poi chiaramente uno magari può rimanere interessato al contesto ristretto, però l'allargamento vi permette di capire realmente che cosa succede, e quindi vedete che effettivamente, visto che la vostra retta passa in mezzo, le radici sono lì, ecco, basta, non ce ne sono altre, e quindi avete un altro tipo di comprensione, avete allargato la visione. Ora, tecnicamente quello che si può dire è che questa dualità tra reale e immaginario ha delle grandi conseguenze tecniche, perché voi avete la dualità tra due livelli che sono veramente di natura differente. Cioè, da un lato avete i siti e le teorie, che sono dei concetti in un certo senso semplici e non strutturati, perché pensate ad una teoria o semplicemente una lista di assiomi in un linguaggio. Cioè, è una cosa veramente non strutturata, ma questo ha dei grandi vantaggi, perché io posso modificare la mia teoria, posso aggiungere degli assiomi, posso cambiare il linguaggio, eccetera, posso operare in modo molto conveniente, proprio perché si tratta di qualcosa di non strutturato. Dall'altro lato ho invece queste categorie estremamente ricche, i topoi, e lì c'è tutta la struttura che potrei desiderare. E quindi sfruttare questa dualità tra questo mondo non strutturato e questo mondo invece massimamente strutturato, potete immaginare che ha delle grandi conseguenze tecniche, perché io ad esempio quando voglio operare, voglio, non so, manipolare in maniera concreta, opero a livello delle teorie o dei siti, e poi lascio che questa costruzione canonica mi strutturi automaticamente il topos associato nel quale posso effettuare i calcoli con grande agio. Ora,
vorrei spendere qualche parola, visto che ho ancora 10 minuti, sul tema, ecco, più generale, ecco, della messa in relazione tra oggetti diversi, perché qui vi ho diciamo presentato le cose partendo dalla matematica, perché poi è così che anche queste riflessioni più naturali sono scaturite, ma ovviamente questi principi, insomma, si possono anche un po' astrarre, ecco, e andare al di là dell'ambito matematico, e visto che qui siamo in un contesto interdisciplinare, ho fatto lo sforzo di cercare appunto di identificare dei principi che possono andare anche al di là, ecco, della matematica. L'idea di ponte, d'altra parte, come già avete visto, non è che sia un'idea matematica, è un'idea così, possiamo dire, non so, ecco, filosofico, comunque più astratta, ecco, che poi ammette ovviamente un'implementazione nell'ambito matematico, in particolare in quello topos teoretico, ma va molto al di là. Quindi, che cosa possiamo dire in generale, ecco, del problema di mettere in relazione tra loro oggetti differenti? Beh, se ci riflettete, vi rendete conto che una relazione tra due oggetti è di per sé un'entità astratta, cioè pensate, non so, alla relazione che può esistere tra lingue differenti, non è facile averne una percezione concreta. E la cosa diventa interessante quando si riescono a identificare degli oggetti, diciamo, più concreti, il più concreti possibili, che incarnino le relazioni tra due oggetti. Cioè, di fatto, se ci pensate, gli oggetti ponte svolgono questo ruolo, svolgono il ruolo di incarnare le relazioni che esistono tra oggetti differenti. Quindi è importante andare alla ricerca di questi oggetti ponte, perché in generale insomma, l'esperienza mostra che raramente si riescono a collegare in modo profondo e sorprendente degli oggetti differenti tra di loro, proprio perché possono avere una natura disomogenea, e quindi nella maggior parte dei casi è davvero necessario autorizzarsi un cambiamento del punto di vista. Possiamo soffermarci? Sì, certo. Sì. Mi pareva importante. Sì. No, ma semplicemente giusto per leggere il okay, perché sì. Qui stai dicendo cose molto, molto interessanti, cioè tutto interessante, ma qui poi tocchi un punto, cioè hai allargato un po'. Sì, 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 adesso. Sì. In particolare, quindi l'importanza cruciale, non so, poi magari leggere. Sì. Quest'ultimo punto. L'ultimo? Ah sì, certo, e quindi di importanza cruciale il fatto di identificare degli oggetti più concreti che possano incarnare gli invarianti. Ad esempio, il topos classificatore di una teoria incarna proprio di per sé il contenuto della teoria. Quindi è un oggetto che chiaramente è più, se io vi dico contenuto di una teoria matematica, pensate a qualcosa di vago, no? Se vi dico topos classificatore, è invece qualcosa su cui posso operare, su cui posso calcolare. Quindi questo concetto vago di relazione diventa concreto, diventa materiale. E quindi, ma poi in realtà ci sono altri esempi, cioè pensate ad esempio, non so, agli oggetti della fisica, le leggi di Keplero esprimono la presenza di invarianti, no? Ma esiste un oggetto ponte, no? Che è corrispondente alle leggi di Keplero? Ebbene sì, è la stella attorno a cui i pianeti ruotano. Se volete, potete pensare a quello come oggetto ponte, no? Se pensate, potete trasferire un certo tipo di informazione da un pianeta all'altro che ruotano attorno, grazie a quello. Quello, ad esempio, è una situazione in cui questi invarianti astratti ammettono una rappresentazione fisica. Ma poi ci ritornerò su questo, perché sì, certamente, però è il campo gravitazionale applicato nel contesto di, certo, si tratta comunque di leggi che poi, cioè, è interessante capire che, vedete, anche lì c'è un'unità, no? Perché, non so, la proprietà che le orbite siano ellittiche è un invariante, però poi le differenti orbite sono comunque differenti, quindi hanno dei parametri differenti, ma vedete che c'è un'unità che potete vedere come, diciamo, sì, cioè, sì, 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 ma è, ma comunque avete, diciamo, un invariante che potete attribuire, ecco, alla stella attorno a cui i pianeti ruotano, almeno concettualmente, ecco. E però poi questo invariante si può manifestare appunto in modi concretamente molto diversi, poi le traiettorie, no, dei vari pianeti sono diversi, pur rispettando
il medesimo invariante. Quindi questo l'ho già più o meno spiegato prima, ecco, un oggetto ponte può essere visto in questo modo, cioè se vogliamo formalizzare questa nozione possiamo pensare appunto ad un oggetto U che ammette due rappresentazioni, una in termini del primo oggetto, una seconda in termini del secondo oggetto, e la traduzione appunto avviene, la traduzione di proprietà o di costruzioni pertinenti ai due oggetti, avviene considerando appunto degli invarianti di questo oggetto U dai due punti di vista diversi. Quindi qualche considerazione in più su tutto ciò, ecco appunto il rapporto tra contingente e universale. Quello che appunto questi punti di vista suggeriscono è che non abbia senso cercare l'unificazione stando a livello dei linguaggi contingenti, ecco, dei linguaggi così come sono normalmente intesi. Perché ogni linguaggio o punto di vista, proprio per la sua natura intrinseca, è di per sé parziale, quindi ogni lingua è piena di buchi, no? se ci pensate, e quindi non ha senso cercare di trovare un linguaggio universale stando appunto all'interno del mondo dei linguaggi. Tuttavia ha senso cercare l'universalità, ma naturalmente universalità sempre intesa in senso locale, cioè nel senso che per ogni situazione particolare ci sarà un punto di vista o più punti di vista che si rivelano essere più illuminanti in quel contesto. Quindi non, l'assolutismo comunque, ecco, non è presente neanche in questa forma, però appunto l'universale, possiamo dire relativo, deve essere ricercato non tanto a livello dei linguaggi, ma piuttosto a livello degli oggetti ideali su cui vivono gli invarianti. E quindi di qui l'importanza, di cui ho già detto, di ragionare a due livelli, quello degli invarianti e degli oggetti su cui sono definiti e quello delle loro manifestazioni nel contesto delle situazioni concrete. Quindi studiare la dualità che esiste tra questi due livelli, è una dualità che potete appunto pensare come quella tra un senso e i differenti modi di esprimerlo. Pensate quando fate una traduzione. Avviene proprio in questo modo, cioè una buona traduzione avviene mettendo al centro non i dizionari, ma gli invarianti, cioè lasciando che siano gli invarianti a dirvi come tradurre. Cioè se ci pensate, quando vi trovate nella situazione di dover tradurre tra lingue differenti, se le lingue sono molto diverse tra loro, non arriverete a fare un buon lavoro basandovi esclusivamente su un dizionario e cercando di far corrispondere i costituenti elementari da un lato in costituenti elementari dall'altro, perché magari un costituente elementare da un lato corrisponde a qualcosa di estremamente complesso dall'altro. Quindi vedete che il punto di vista del dizionario, quello che chiamo l'approccio bottom up, non è realmente quello giusto, no? Se volete fare una buona traduzione, com'è che dovete operare se volete tradurre bene? Beh, dovete lasciare che siano gli invarianti, cioè gli aspetti che voi volete rimangano preservati nel processo di traduzione, a guidarvi nel processo di traduzione. Quindi come fate voi? Stabilite gli invarianti. Chiaramente l'invariante principale è il significato, no? Che però notate bene che è un ideale, cioè ce l'avete nella vostra testa, ma fuori dalla matematica è veramente qualcosa che avete nella vostra testa, ma che non è che esiste, no, di per sé. Vedete, proprio toccate l'immaginario, no? se ci pensate. Quindi vedete che però è proprio questo ideale che vi fa realizzare la traduzione come si deve, perché voi partite dal vostro testo, estraete il significato, quindi è un po' l'equivalente di calcolare il topos classificatore. Poi quando siete a livello del significato, lasciate che sia lui a dirvi cosa fare, perché, esatto, ridiscendete dall'altro lato, cioè andate a chiedervi: ma questo significato che io ho estratto, com'è che lo posso esprimere dall'altro lato? Ed è così che fate la traduzione, no? Quindi vedete che gli invarianti sono fondamentali. Poi chiaramente a seconda dei casi potreste voler preservare altri aspetti, come la musicalità di un testo, le rime, altri, la metrica, insomma.
sono tutti invarianti, no? Però il punto è che, quindi vedete anche in questo caso che non è che ce n'è solo uno di invariante, no? Ce ne sono tanti, ma il punto è che sono loro a dirvi come operare. Quindi gli invarianti, il messaggio che vorrei lanciare è questo, ecco, cioè bisogna veramente farsi guidare dagli invarianti, ed è qualcosa di psicologicamente anche difficile, perché appunto hanno una natura meno concreta di quanto uno magari desidererebbe, però bisogna necessariamente farsi guidare da loro se si vogliono scoprire relazioni nascoste di una certa profondità, perché quello che si vede a occhio nudo è troppo limitante. Ora, più o meno direi che ho esaurito il mio tempo. Avrei giusto qualche osservazione in più da fare. Il tema del completamento già ne ho parlato, chiaramente vale anche più in generale, perché pensate anche nell'ambito linguistico, no? Pensate appunto a tutte le lingue che di per sé, ecco, sono parziali, e le traduzioni sostanzialmente avvengono cercando di far rispecchiare queste diverse lingue l'una nell'altra, utilizzando quello che le accomuna, quindi il significato, quindi cercando proprio di completare idealmente queste lingue. E quindi appunto invarianti significa anche simmetrie e ponti, insomma sono più o meno sinonimi, e quindi vedete che appunto quando completate questi oggetti è lì che trovate un contesto particolarmente soddisfacente, perché avete una completezza, no? E quindi quando avete la completezza comprendete meglio le cose, no? Molto spesso uno si trova in difficoltà perché si trova ad operare con dei frammenti di un vaso, no? Pensate ad un bel vaso pieno di simmetrie, lo rompete, vi trovate con dei cocci e poi dovete studiare questi cocci. Non è facile dire qualcosa di interessante, no? Magari avete dei cocci differenti e vi rendete conto che hanno qualcosa in comune, ma come fare a capire la relazione? Dovete unificare, dovete completare ciascuno dei cocci, no? Al vaso, e poi se trovate lo stesso, beh, capite, no? Che cosa. Non è anche il senso di un matematico, il senso di inventare parole nuove che dicano nuovi cocci. Certo, questo è fondamentale, dare un nome, sì, 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 assolutamente. Sì, qui un'altra metafora, ecco, che aiuta a comprendere questo passaggio, questo completamento. Io trovo suggestivo pensarlo un po' come quello che avviene quando un artista disegna qualche cosa, no? Se ci pensate, il nostro cervello opera in modo automatico un completamento quando guarda uno schizzo, no? Perché se vedete, formalmente si tratta solo di linee, però il nostro cervello non le vede come tali, il nostro cervello opera questo completamento. E beh, i topoi fanno la stessa cosa, eh? Cioè strutturano un contenuto per noi, no? Un po' come il nostro cervello fa. Quindi, se volete, si tratta di un'intelligenza superiore. Io dico sempre, no, che i topoi sono così tanto più intelligenti di tutti, no? Perché uno ha veramente questa sensazione che estendano i propri sensi, ma in modo naturale, ecco. Bene, direi, scusate, qua non riesco più ad andare avanti, perché va avanti, vabbè, non so. Ok, qua l'ho già detto. E quindi appunto la slide conclusiva, che è un po' così provocatoria, è questa, cioè ideale uguale reale, cioè perché tutto ciò ci fa capire che in realtà il cuore della realtà sta più forse in questi oggetti così astratti, pieni di immaginari, no? Di quanto uno potrebbe pensare, no? Perché uno è abituato a pensare al reale come a qualcosa di tangibile, a qualcosa di contingente, e invece alla fine, se ci pensate, la realtà non è forse l'invariante primordiale, quello che ci lega tutti, quello che ci permette di parlare, di esistere, no? Tutti assieme. E allora forse questi
questa invariante è di natura molto più astratta di quanto ci si potrebbe aspettare. In ogni caso è una buona cosa essere aperti all'astrazione, perché la contingenza rende il lavoro sicuramente più difficile. Ecco, quindi qui forse è un punto così un po' paradossale, ma vi assicuro che è un po' il messaggio che io ho tratto dall'esperienza che ho maturato in questo ambito. Ecco, cioè questi oggetti ponte, che spesso sono appunto fatti di immaginari, quindi che hanno una realtà formalmente molto distante da noi, in realtà poi si trovano a essere al cuore della realtà, perché la sensazione che si ha quando si studia è che siano loro a essere in qualche modo responsabili della genesi di molti aspetti che poi noi osserviamo concretamente. Va bene, quindi mi fermo qui e poi, insomma, per le prospettive future potrete...